Radio Radio by Night Roma. Radio by Night Roma presenta il nuovo talento della notte romana. In diretta fino alle 2. Allora, continuiamo il discorso del matrimonio. Il matrimonio, come prima aveva detto Mister Briglione, la messa è finita, andate in pace. Ma in pace di che? Non esiste la pace. Immaginate la scena. La moglie che vi aspetta a casa, voi entrate dopo una giornata di lavoro e fate: ah, adesso mi rilasso sul divano perché sono stanco. E arriva lei. Tu sei stanco? Io oggi ho fatto 3 lavatrici. Che mica la costruite. Ma come è iniziato tutto? Prima del matrimonio, prima del sì, come è iniziato tutto? Tanti anni fa, quando ancora eravate solo fidanzati, lei faceva: caro, quanto è che ti amo? Da quanto tempo siamo insieme? Fai qualcosa per me. Perché naturalmente è soltanto la donna che fa cose per l'uomo. L'uomo è pupazzo. E che cosa vuoi? Cosa vuoi che faccia? Parla con mio padre. Il matrimonio si stava avvicinando. E così tu vai e parli con il padre. E gli fai: papà? Papà? A papà? Che? Io vorrei... vorrei dirle, vorrei sposare sua figlia. Lo so. Capitano queste cose. Che... sono momenti brutti per tutti, non c'è... No, no, ma che ha capito? Io voglio proprio la mano di sua figlia, costi quel che costa. Ma non ti preoccupare, non ti costa niente. Te faccio pagare niente, anzi, faccio offerta, te pi pure la madre. Ti piace? E tu scendevi, dicevi: ah, tuo padre è un signore veramente, proprio è stato come il pane. In realtà il padre è un furbo, perché dice: se ne va a lei di casa, ma affitto per i rumeni, 500 euro, boni. E poi arriva il momento un po' più difficile, quando tu, l'uomo, parli con il tuo padre e vai lì e fai: abate, te dovrei parlare. No, no, non lo ritengo necessario. Non penso sia... no, fidate, pa, c'è un cambiamento di vita. No, voglio cambiare, mi piace così. Senti, pa, io mi devo sposare. Auguri, auguri, sono contento. Tanti auguri. No, pa, dai, mi servirebbero i soldi. Io te volevo parlare. Lo sapevo e te volevo parlare. Che dovresti fare? Dimmi, forza. Beh, allora ci sarebbero le foto, ci sarebbero il pranzo, e tutti i filmini. Ma perché? Ma che te servono i filmini? E beh, per ricordo. Ma perché pensi che te la scordi? Una giornata del genere pensi che te la scordi? E quanto ti servirebbe? Fammi capire. Beh, ho fatto un conto, diciamo sui 250 milioni. Vabbè, ti do. Che? 250 milioni a te? Pure a tuo fratello, però. Mi pare giusto. 500 milioni, ti do, tranquillo. Senti, pa, ma questa faccia mi dà come l'aria che mi stappia un po' per culo. Ma ha cominciato te, avu. Ma che davvero? Ma niente, poi arriva il momento che uno tocca che si sposa. E quando è arrivato il momento del matrimonio e del sì, inizia la vita coniugale. La vita coniugale che sembra una cosa semplice, ma in realtà non lo è. Ma questa la racconto un'altra volta, sempre su Radio Radio by Night Roma.